Ciao ragazzi. Allora, oggi ci troviamo precisamente al centro di un filare di vigne. Di là e di qua. Però c'è un problema. Vedete, ci sono un sacco di erbacce qui in mezzo, proprio dove ci sono le vigne. Perché al centro possiamo passare tranquillamente con il tagliaerba, di cui ho anche fatto un video. Mentre lì al centro, dove ci sono le vigne, non possiamo passare. Quindi, cosa facciamo? Allora, ci sono 5 possibilità. La prima è quella di passare a toglierla tutta a mano. Ok, ovviamente questa è infattibile. Era così per scherzare. La seconda è passare con il decespugliatore. Io e padre una volta abbiamo tagliato l'erba di tutte le vigne con il decespugliatore, però è stata una cosa lunghissima. Il terzo è quello di zappare le vigne, e un po' come abbiamo fatto vedere nel vigneto nuovo, dove ci sono tutte le vigne piccole. L'unico problema è che un lavoro così è molto difficile da fare, come potete vedere all'interno del video se volete. La quarta soluzione sarebbe quella di utilizzare i diserbanti, che però diciamo che non sono il massimo della vita, E la quinta e ultima soluzione invece è quella che vi faccio vedere oggi. La macchina si chiama spollonatrice. In pratica è nata per togliere questi rami qui, ok? Questi tralci qui che nascono ai piedi della vite. È nata per questo scopo, ma è utile anche per togliere l'erba. In pratica ha degli spaghi che passando riescono a tirar via la maggior parte dell'erba. Questa diciamo che è la miglior soluzione in termini di difficoltà e di attenzione rispetto all'ambiente. E quindi adesso ve la faccio vedere. Adesso in pratica sto aspettando che arrivi il padre, che lui sta tagliando l'erba là. Intanto vi faccio vedere una parte di filare in cui è già passato con questo macchinario, come diventa l'erba. Vedete, in pratica qui sono passati gli spaghi e le vigne restano intatte. Anche questa è una vigna nuova che abbiamo piantato quest'anno e è rimasta intatta. Soprattutto quelle vecchie non ne risentono, ecco. Mentre l'erba viene quasi tutta tolta. Vedete che differenza da qui rispetto a qui. Vedete? Ok, allora adesso aspettiamo il padre e poi vi mostro tutto. Ok ragazzi, sta arrivando. Ok, allora ragazzi, adesso vi faccio vedere com'è fatta la macchina per prima cosa. C'è questo che ruota e questi che vanno a sbattere contro la vigna. E nel contempo riescono a togliere anche l'erba. Allora, in pratica, non è la punta che va a sbattere contro la vigna, perché altrimenti sarebbe troppo forte come colpo, ma la parte della, diciamo, più interna. E questo serve appunto per far sbattere solamente la parte più interna dello spago, in modo da togliere il tralcio e non danneggiare la vite, e nel contempo togliere anche l'erba. Allora adesso vi faccio vedere quando parte. Vai, accendi. E qui ci sono i controlli del trattore. Allora, vedete, sono indicati anche sopra. Primo è per andare a destra e sinistra, quindi muoverà l'attrezzo a destra e sinistra. Secondo, per farlo andare avanti e indietro. Il terzo, per muoverlo in obliquo. E il quarto, penso sia quello per azionare l'attrezzo. Allora, piccola precisazione. Prima di partire nei filari, siccome prima ha tagliato tutte pergole, dobbiamo girare un po' la parte superiore, in modo da non far andare a sbattere questi contro l'uva. Perché vedete, l'uva in filari è molto bassa. Se questo è troppo alto, questo qui, lo spago può andare a sbattere contro l'uva, appunto, e quindi danneggiarla. Allora, adesso insieme al padre abbassiamo questo qui, cioè lo incliniamo un po' in avanti, ferma un po' lo spago, e lo spago si consumerà un po' di più, ma almeno l'uva resta salda, insomma. Ok, ben fissato, si parte.
vedete, qui è passata e insomma rispetto a di là, ok, si può notare una grande differenza. Poi è vero che alcune restano, ma molto probabilmente poi queste erbe qui andranno a seccarsi, anche questa e le altre, non avendo più foglie andranno a seccarsi e quindi va bene, ecco. Allora, qualche pianta potrebbe restare intatta e quindi non essere tolta da questo attrezzo qua, ma successivamente poi noi possiamo passare a mano a toglierla. Diciamo che questo metodo qua è un buon compromesso per evitare l'utilizzo dei diserbanti, ma non avere troppo lavoro, come se dovessimo passare proprio con il decespugliatore, ecco, perché fare tutti i vigneti con il decespugliatore va abbastanza un lavoro difficile. E abbiamo provato un anno e ci svegliavamo presto, tipo 5:30, 6, adesso non mi ricordo bene l'orario, però comunque presto la mattina, prima di iniziare a lavorare facevamo la nostra oretta di tagliata con il decespugliatore nei vigneti. Però dai, devo dire anche che aiutava a alzarsi con più carica, almeno dopo che si è tagliato si aveva più carica. Ok ragazzi, adesso facciamo un giro sopra il trattore. Ok ragazzi, allora adesso vi ho spiegato più o meno come facciamo a tagliare l'erba, evitando appunto di usare il diserbante. Allora, molto probabilmente non finiremo oggi di tagliare tutto il vigneto, ma finiremo domani, perché comunque non si può andare a velocità elevate, bisogna andare abbastanza piano come avete visto. Spero che questa avventura vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima puntata. Ok, ecco, allora adesso non ci resta solamente. Ok, allora adesso ci resta solamente. No, ok. Ok, allora adesso ci resta solamente da. No, ci resta solamente. Ok, allora adesso dobbiamo solamente aspettare il padre e... No. Ok, allora adesso ci resta solamente... No. Che cavolo. Ok, ci resta solamente... Aspettare il padre. Dobbiamo solamente aspettare il padre.